e cammina, dice a noi ora Gesù, tempo di partire, dai, vieni anche tu, diciamo basta a chi ci dice che tutto è libertà, che per i figli non c'è diritto ad una mamma e ad un papà. Ringraziamo i nostri cuori e cantiamo la verità, le nostre anni saranno i fiori e difendere la civiltà. Deciso di accompagnare questa giornata romana, nella città dove sono nato. Il primo a parlare sarà una persona che ha preso un treno stamattina all'alba per essere qui, per dimostrare amicizia a me e a voi, e dunque accogliamo con un enorme applauso Costanza. Grazie. Deciso, cioè è lui che ha deciso. Ha detto che fa il 14 ottobre? No, veramente sono a Desenzano. Vabbè, a che ora parti? Quindi insomma, mentre stavo pensando se dire sì o no, aveva preso il biglietto e quindi era molto prima dell'alba, comunque era molto buio. E quindi questa è la prima cosa che ho imparato con Mario, che non bisogna. È successo lo stesso prima del Family Day, quando sono stata coinvolta in questa bella avventura. E, però ecco, appunto, ho detto un sì incauto e poi mi sono trovata in questa cosa molto più grande di me. Sono contenta però di aver partecipato e ho cercato di capire come mai mi sono trovata in questa cosa, anche rileggendo il libro di Mario, no? Che ha elencato le grandi bugie sul gender. Io in realtà avevo scritto dei libri in cui descrivevo la fatica di funzionare insieme maschi e femmine, e mi sembrava in realtà un fatto scontato il fatto che siamo diversi. E, per esempio, pensavo le differenze, cioè sono talmente tante che non riesco neanche a elencarle. Poco fa stavo dicendo a Mario le sfumature del verde, ho visto il panico nei suoi occhi, perché per un uomo esiste, perché il verde è verde, no? Per noi esiste, no?
Quello, questo è verde erba, poi c'è verde menta, verde salvia, verde petrolio, pisello, turchese, cioè mi guardava come se stessi parlando di fisica quantistica. Ecco, cioè, non lo so, ci sono talmente tante differenze tra maschi e femmine che io sperimento, come credo tutti noi, tutti i giorni, pensavo quanti padri ci sono nei gruppi WhatsApp per il regalo alle maestre, credo, cioè, mentre le madri sono capaci di discutere tipo per 4 mesi sulla borsa, se va bene, se va male. Io non sono su WhatsApp proprio per autodifesa, perché so che sarei coinvoltissima. Cioè le differenze appunto tra maschio e femmina sono talmente tante che è chiarissimo che c'è dietro un intento culturale, no? di raccontare una realtà diversa dell'uomo e della donna. Il fatto che appunto maschio e femmina sono uguali, che il sesso biologico è modificabile, adesso l'ultima sentenza a Caltanissetta addirittura un uomo si è dichiarato donna perché si percepisce donna senza neanche fare l'operazione, quindi ormai c'è il sesso percepito, no? E anche la legge, ormai credo condizionata da tante pressioni culturali, lo riconosce, il fatto che la famiglia naturale sia uno stereotipo, che la genitorialità non deve essere legata al sesso, e quindi il fenomeno anche di riflesso dell'utero in affitto. E soprattutto la cosa che a me, come a me personalmente interessa di più, cioè il fatto che tutte queste bugie sulla sessualità vengano proposte a scuola, perché cioè io in realtà le mie idee sono talmente chiare ed evidenti che non ho paura neanche della propaganda, semplicemente non cambio canale, non compro quel giornale, però invece credo che sui ragazzi questa propaganda abbia un potere. E anche sulle donne, proprio ieri sera ero a Desenzano con soprattutto le madri di una scuola, anche qualche padre, ma soprattutto le madri, e alla fine è stata come spesso succede tra amiche, una seduta di gruppo di autocoscienza, e più, alla fine insomma ci siamo messe a confrontarci sul nostro modo, sempre per ognuna personalissimo, di tenere insieme tutti i fili che compongono la vita di una donna, no? Cioè l'essere moglie, madre, lavoratrice. Ognuna di noi ha trovato fatica con tanti tentativi, anche a volte tanti errori, il proprio equilibrio. E alla fine tante donne hanno detto dobbiamo fare di più, perché dobbiamo smettere di berci le bugie che ci hanno raccontato sulla donna, sul lavoro. Ci hanno convinte che fosse una fortuna incredibile poter essere libere dai figli, lasciarli, anzi farli procrastinarne la nascita il più possibile. Sapete che tante aziende americane, a partire da Facebook, Google, Yahoo, danno come bonus per all'assunzione delle donne il congelamento degli ovuli, in modo che possano fare figli tranquillamente dopo i 40, no? E quindi il messaggio che passa continuamente è, anche l'altro giorno c'era la giornata delle giovani leader del futuro su Facebook, e c'era l'immagine, a parte vorrei conoscere i grafici di Facebook, perché hanno questa platea enorme di pubblico e fanno dei disegni terribili. Comunque erano queste donne stilizzate, raffigurate, erano tutte donne lavoratrici con le braccia così a damigiana, le gambe larghe, la tuta da lavoro, i caschi in testa. Cioè l'immagine che viene proposta alle nostre figlie, e anche che noi piano piano assorbiamo comunque, è quella che la realizzazione della donna passa prima di tutto attraverso il lavoro, e che deve liberarsi dalla schiavitù della famiglia, della generazione dei figli. E quindi tante di noi sono rimaste fregate, tante di noi dicono io mi sono decisa, anche quelle di ieri sera, ma migliaia ormai in tutta Italia con cui mi sono confrontata, io mi sono decisa a chiedere il part time quando i miei figli ormai erano grandi, mi sono persa un sacco di cose della loro infanzia, e ho messo tra parentesi la cosa più preziosa della mia vita, l'ho messa da parte, l'ho messa per ultima.
Ecco, credo che tutta questa propaganda che viene fatta contro la donna, perché alla fine spacciata come emancipazione, come difesa della donna, in realtà è contro la sua vera realizzazione, la sua vera felicità, ha un potere molto sottile, anche perché appunto è fatta in modo non esplicito, in modo appunto sottile. Anche ieri vedevamo sempre con gli amici di De Senzano. Abbiamo bevuto una birra, in realtà io no, però dopo l'incontro, e c'era Sex and the City, sul senza volume, però ormai lo sappiamo tutti a memoria, e c'erano, perché da ragazze l'abbiamo visto, e c'è veramente questa raffigurazione evidentissima della donna emancipata e felice, è quella che ha una vita sessuale liberissima, senza legami, senza conseguenze, senza nessun tipo di impegno, e quelle che vengono invece raffigurate come c'era vicino a loro in una scena una suora con una faccia da bacchettona tremenda, antipaticissima, tristissima, e quello è un messaggio potente che passa più di 1.000 catechesi che ne possiamo fare magari in chiesa o nelle parrocchie. Secondo me, ecco, è importante non mollare in questo lavoro veramente capillare fatto porta a porta di contatti, di relazioni, anche di incontri come questo, perché è importante dire alle donne: abbiate il coraggio di ascoltare quello che veramente provate, cioè di non negare questa parte di voi, che questo non vuol dire che ovviamente che tutte le donne debbano stare in cucina a caricare la lavastoviglie, anche perché mio marito la carica sicuramente meglio di me, c'è una lunga diatriba da anni su come si mettono le padelle, insomma, vabbè. Però no, cioè, non è questo certo il punto che ci definisce, sicuramente non è chi pulisce o chi fa cosa in casa, ma cioè, avere l'orgoglio di dire quello che è veramente importante per noi senza farci condizionare. Il mondo del lavoro ci dice che è importante essere sempre più libere, avere gli asili nido aziendali, per esempio. Ogni volta che si parla di lavoro in televisione si parla di quote rosa, che credo riguardino lo 0,1% delle lavoratrici, e di asili nido aziendali, cioè di come lasciare più presto possibile dei bambini minuscoli per andare magari a soddisfare le richieste di un capo, perché dipendere da un marito è la cosa più brutta del mondo, invece dipendere da un capo ce la spacciano come fortuna. E quindi secondo me è importante questo libro che insomma ragiona, riflette anche su questi temi, sulle bugie che ci dicono e che le danno per scontate, per acquisite, ma noi credo che con l'esperienza di questi incontri sul gender nelle parrocchie, poi due family day, abbiamo provato a essere il sassolino che inceppa questa macchina da guerra della propaganda. E la propaganda però funziona perché, come ricorda Mario, cioè la denatalità è sempre più incalzante, quasi tutti i leader europei sono senza figli, compresi i nostri italiani, e questo sicuramente non è un caso. Il fatto che la famiglia non sia una priorità è evidentissimo, lo sappiamo tutti che ci sono famiglie che si separano perché conviene fiscalmente, conviene da tutti i punti di vista. E la famiglia non solo non è aiutata, ma anzi è vessata sempre più. Poi un altro tema non trascurabile è quello dell'aborto, che è veramente, non so, ci sarebbe da parlare per ore, però una cosa che non sapevo, nel libro di Mario c'è un dato che mi ha sconvolto, e cioè che è vero che gli aborti sono leggermente calati, siamo intorno ai 100.000, ma comunque perché è anche diminuita la popolazione femminile in età fertile, ma ogni anno si vendono 600.000 scatole di pillole di emergenza, cioè del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, no. E che è un numero sconvolgente. Ah, e è stato tolto l'obbligo di ricetta, per cui è diventato un farmaco da banco, per cui si può andare tranquillamente in una farmacia senza neanche l'imbarazzo di dover chiedere una ricetta, di dover, cioè, hanno proprio tolto tutti gli ostacoli. Anzi, cioè, viene favorita e incoraggiata questa cosa. Poi, tra l'altro,
cioè non ultimo, forse insomma, cioè, rispetto al fatto che si uccide un bambino non è niente, ma comunque per una donna è una bomba di veleno incredibile, una pillola abortiva. E un altro tema allucinante è quello dello sterminio dei Dau. E in Italia forse ancora, non so, rispetto a questa infelice graduatoria siamo leggermente sotto, anche se comunque anche a noi, io quando avevo 27 anni aspettavo il primo figlio, mi hanno dato per scontato che avrei fatto la mia centesi, siccome cioè, viene consigliata normalmente come prassi ormai, proprio cioè, al 100% ti dicono allora quando vuole fare la mia centesi, anche qua nell'età, nelle fasce anche più giovani della mia o anche a 27 anni, appunto quando il rischio che il bambino abbia malformazioni genetiche sia, è inferiore a quello che muoia durante l'esame, perché l'esame è comunque invasivo e pericoloso, però si preferisce rischiare che il bambino muoia piuttosto che far nascere un bambino malato. Sapete che in Francia è stato addirittura proibita la diffusione di quel video di Our Future Mom che faceva vedere dei bambini down che dicevano mamma guarda anche se sono down io posso essere felice, e questo video è stato proibito perché ritenuto offensivo della sensibilità delle madri che avevano abortito, quindi cioè, si può abortire ma non si può ricordare alle madri di averlo fatto e magari di aver ucciso un bambino vero che poteva essere felice. E infine vabbè, la grande bugia dell'utero in affitto che diciamo ci onoriamo di avere grazie a Mario fermato almeno al momento in Italia, che però poi è rientrata come con la legge 40, abbiamo vinto il referendum, ma poi il fatto che la venga opposto alla nostra resistenza all'utero in affitto l'argomento emotivo, no? Cioè noi siamo quelli cattivi che vogliamo separare i bambini da questi compratori. Io non lo so, penso che la soluzione, come dissi alla 7 quando mi intervistarono, che è l'episodio che anche Mario ricorda, di rendere obbligatoria la frequenza, cioè il legame con queste madri. Non può essere completamente cancellato, e quindi io dissi beh, ma lei che cosa propone, perché è facile far vedere le foto dei bambini felici che saltellano sul divano e tu sei quella cattiva che non vuoi che questi bambini siano felici, saltellino sul divano, la cattolicona fascista eccetera, e per cui io dissi vabbè, fate almeno frequentare, cioè avere una relazione con la madre perché è necessario. E quindi la persona intervistata mi rispose che la madre non esiste, il famoso la madre è un concetto antropologico che ormai a casa nostra è diventato un topos letterario, cioè i miei figli ormai mi chiamano concetto antropologico è pronto, oppure anche a volte tipo ti sei lavato i denti, ma no, i denti sono un concetto antropologico cioè è talmente assurda come risposta che non lo so, cioè, eppure negare la realtà, se lo si continua a fare con insistenza su tutti i mezzi di comunicazione, con tutte la grande potenza della macchina da guerra della comunicazione, alla fine ci si anestetizza perché alla fine a forza di sentire le cose ecco, il rischio è quello di abbassare la guardia, quindi credo che noi siamo qui oggi per continuare a tenere alta l'attenzione, per continuare ad affermare che queste cose non sono vere, sono bugie, sono false, come ha detto anche il Papa recentemente, l'utopia del neutro, anche se forse utopia che ha un po' una connotazione positiva, non era la parola, comunque ha detto chiaramente che questa idea che ci sia che ci possa essere un neutro è veramente una follia che però si sta espandendo in modo molto prepotente. Ecco, noi siamo qui per ricordare che queste sono bugie, che la felicità dell'uomo e della donna è nella famiglia, perché la famiglia è il progetto
dell'uomo, è il progetto per l'uomo, perché l'uomo viva, perché porti frutto, perché sia felice, perché una famiglia che funziona è veramente un'arma di costruzione di massa. Grazie. L'arma di costruzione di massa ce la rivendiamo tutti, Sardi, che hai cognato, dopo concetto antropologico avremo un'altra roba da rubare a Costanza Miliano. Marco Cicchitano lavora in un territorio minato davvero, che è quello della psicologia, l'ordine psicologico dei luoghi dove viene costruito. Ogni volta che noi abbiamo provato a parlare di gender e di queste tematiche c'è sempre la citazione di un documento dell'APA, l'associazione di psicologi americani, che dimostra che noi siamo matti e invece è bellissimo crescere con due papà. Per fortuna c'è un territorio in Italia, questa è una cosa che voglio sempre specificare, l'Italia è un luogo che forse anche per il lavoro fatto da questi amici è preservato da alcune follie. Per ora, forse ancora per poco. Io frequento molto gli Stati Uniti e vi posso dire che il danno fatto da quei documenti parascientifici è enorme dal punto di vista del costume, proprio dal punto di vista dell'impatto evidente ed immediato nella società. Ciò non toglie che Non capiamo moriamo alcune evidenze di drammi che attraversa la nostra popolazione, in particolare i giovani, sulle dipendenze, consumo di droga, di alcol, sono cose che sono tra le bombe, tra le mine messe sotto ciò che dovrebbe essere la nostra civiltà. E la follia è che a 500 metri da qua si unisce il partito che io stesso, ahimè, ho contribuito a fondare per festeggiare i 10 anni dalla nascita del Partito Democratico, 14 ottobre 2007, e ormai la proposta caratteristica, oggi c'è un'intervista di Renzi a Repubblica, di quel movimento, di quel partito, che io immaginavo essere tutt'altro, è diventato le unioni civili e la droga libera. Ora, davvero capisco perché forse alcuni tra i più autorevoli esponenti di quel partito oggi sui giornali definiscono la festa che si fa a 500 metri da qua come un lutto, questa è la definizione di Romano Prodi e di Arturo Parisi, un lutto, e perché invece questa tra amici è una festa. La parola a Marco Cicchitano, grazie. Di vivere questa avventura insieme a Mario, Costanza e Padre Maurizio in amicizia, perché credo che faccia veramente la differenza, perché è un sentimento nobile secondo me l'amicizia. Allora, mi ha chiesto un paio di commentare un capitolo, quantomeno di partire dal capitolo in cui Mario affronta in modo coraggioso è chiaro alcuni temi, tra cui appunto le tossicodipendenze, la pornografia, e io allargherei in generale alle dipendenze comportamentali, cioè al fatto che l'uomo sempre cerca una soddisfazione, l'uomo sempre cerca una gratificazione, cerca di equilibrare un equilibrio che dentro non, magari non trova più. E partire da questa citazione di Aldous Huxley, che non condivido del tutto, ma partiamo da qui: che l'umanità in genere sarà mai in grado di fare a meno dei paradisi artificiali sembra improbabile. La maggior parte degli uomini e delle donne conduce una vita, nella peggiore delle ipotesi, così noiosa, nella migliore così monotona, povera e limitata,
che il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi, sia pure per qualche momento, è ed è sempre stata uno dei principali bisogni dell'anima. L'arte, la religione, i carnevali, i saturnali, la danza, l'oratoria sono serviti tutti da brecce nel muro. L'Occidente ha permesso soltanto l'uso illimitato di alcol e tabacco. Tutte le altre brecce nel muro chimiche sono etichettate come narcotici e i suoi consumatori tossicomani. Allora, Huxley è un intellettuale di notevole spessore anche dal punto di vista intellettuale. Qualcuno avrà letto forse Un Mondo Nuovo, no? E riflette, dice tante cose in questa breve citazione che vorrei commentare tutte, ma lasciamo perdere. Teniamo per adesso una cosa, che lui individua bene: il fatto che l'uomo ha una smania, ha una voglia di lui dice di trascendere se stesso. E poi a questa smania lui fa corrispondere la volontà di rompere un muro. Allora, perché ci serve questa citazione? Perché effettivamente, non so, mi credo da poco tempo fa di entrare in un tabacchi, sono entrato e c'erano almeno 3 slot attive con la fila, e mentre uscivo entrava una signora che faceva veramente fatica a camminare con i soldi pronti, spicci, stava lì, vedeva gli spicci pronti da mettere dentro le slot, no? Oppure io faccio il clinico, sono fondamentalmente un clinico, io lavoro come clinico contro le persone, e quante volte parlando con le persone mi rendo conto che hanno lo stesso, io vedo in una persona nel suo modo di parlare lo stesso atteggiamento che posso vedere in quella signora anziana, cioè una persona che fa fatica proprio a muoversi, c'ha pochi spicci in mano e li spende per cercare di star bene come può. Non è evidentemente questo un giudizio morale su quella signora, non è questo, ma è per fotografare una condizione umana che anche Huxley ha a suo modo, appunto non è condito del tutto, però a suo modo fotografato. La cosa che a me preme, a noi preme, immagino, è soprattutto quello di declinare questo in positivo, e soprattutto per chi ha più bisogno di positivo. Mi piace un'impostazione che ha dato anche Costanza, e la così, insomma, questa versione creativa dell'arma di costruzione di massa, no? Perché noi quello che siamo interessati a, in generale, ciascuno nel suo ambito, comunque a portare un positivo, perché c'è qualcosa che sta minando profondamente la vitalità della nostra società civile e in generale civiltà occidentale. E quindi ci interessano i giovani, ci interessa il futuro, no? Questo che sto dicendo riguardo le dipendenze è tanto più vero per i giovani, perché non si dice spesso, o non lo dicono quando si affronta per esempio il tema della liberalizzazione delle droghe o qualsiasi altra forma di presunta libertà che uno ha di comportarsi come desidera e come vuole, e che non si sviluppa pienamente il cervello umano a 11 anni, non è così. Dire a un bambino: sei libero, fai come credi, sviluppati, ma scegli liberamente, a 11 anni, è falso. Perché se io dicevo a quella signora anziana: ma signora, ma perché con quei soldi va lì? Ma se faccio una corsetta che le farà bene, quella signora non può, non ha i presupposti fisici, no? Per produrre endorfine con la corsetta, che per esempio Costanza tu pare meravigliosa. Un ragazzo non è libero perché non ha la condizione anche cerebrale maturativa di fare scelte in maniera che corrispondono veramente a chi è veramente, totalmente scelte libere. Un ragazzo sente dentro di sé forti impulsi e risponde anche lui come può. Tante voglie, vuole conoscere il mondo, una grandissima voglia di conoscere e di orientarsi, di provare, di toccare, come quando uno entra in una camera buia e comincia a toccare le cose, no? E a usarle, soprattutto i maschi, tra l'altro.
Però magari è utile che c'è qualcuno che in quella camera gli accende una luce o gli mette, come si fanno nei teatri, dei percorsi illuminati. Qui c'è l'uscita, qui c'è la rota di sicurezza, qui c'è il bagno. Ecco perché mi piace molto l'impostazione che Mario ha dato in generale al libro, a trattare questo argomento. Che ci vogliono delle indicazioni, ci vogliono degli adulti, ci vuole una responsabilità civile, ci vogliono delle prese di posizioni che sanno indicare, che sanno porre una prospettiva. Riguardo alla prospettiva, che cosa possiamo dire? Cosa che non si dice mai, che esistono valori. In psicologia questa parola non è tanto usata, anche se ultimamente si sta facendo un po' più presente, perché che è evidente che spiegare cosa è un essere umano a partire solamente da alcune funzioni cerebrali, dinamiche, psicologiche, alla fine risulta sempre riduttivo. Bisogna aprirsi per spiegarsi, per spiegare l'essere umano anche in parte a una cosa che è misteriosa, un mistero. Il mistero dal punto di vista scientifico, concretamente, è la coscienza, il fenomeno della coscienza. Noi tutti abbiamo, ma che se proviamo a riflettere quanto sia incredibile, è veramente misterioso. Attualmente non è chiaro dal punto di vista neuroscientifico come dei neuroni, sapete che i neuroni, no, producono scariche elettriche che insieme formano sistemi neuronali che sono collocati in varie zone. Questo è il cervello formato da neuroni che fanno scariche elettriche. Come da questo nasca un essere umano che è capace di comprendere di esistere. È un mistero, di fatto è un mistero. Io ho letto i due autori più autorevoli, che sono Edelman e Damasio, su questo. Entrambi hanno teorie abbastanza simili, quindi molte cose si stanno capendo, ma arrivare a comprendere esattamente nella dinamica del funzionamento cerebrale come sorga a un certo momento la coscienza è un mistero. E tra l'altro la coscienza è esattamente quello che differenzia nell'evoluzione degli esseri viventi i mammiferi dall'essere umano. La capacità di autorappresentarsi, la capacità di dare significato alle esperienze, è una cosa che non è nemmeno pensabile negli esseri, negli animali, nei mammiferi. Nonostante condividiamo molto, ed è evidente che qualcosa abbiamo in comune, c'è qualcosa che ci differenzia in maniera, come dire, definitiva, ultimo, che è appunto la coscienza. E infatti Edelman, questo autore che ti ho citato, per descrivere un po' lo stupore di fronte a questo fenomeno della coscienza, e anche il titolo, poi il suo libro più famoso l'ha chiamato esattamente così, usa una poesia di Emily Dickinson che dice: "The brain is wider than the sky. For put them side by side, the one the other will contain with ease, and you beside." Che dice: il cervello è più esteso del cielo. L'uomo è più esteso del cielo. Se li metti vicino l'uno con l'altro, l'uno, il cervello, contenerà l'altro con facilità. E questa è appunto la misteriosa realtà della coscienza, che appunto ha due caratteristiche fondamentali. Uno, quella di rappresentare se stesso, e quindi l'autoriflessività, e l'altra, quella di dare significato alle esperienze. Perché è importante questo nel discorso delle dipendenze? Perché, ritornando ad Huxley, dice: il desiderio di evadere, la smania di trascendere se stessi, sia pure per qualche momento, è un bisogno dell'anima. Chi parla ai ragazzi di significato dell'esperienza? Di dare significato alle proprie esperienze? Chi glielo dice? Il mantra è: sii libero,
di autodeterminarti. Allora, questa è veramente un'affermazione che io trovo, è forse il mio nemico principale dal punto di vista teorico, l'autodeterminazione, che non ha senso, è estranea all'essere umano. L'essere umano nasce in una relazione, l'essere umano è relazione, la coscienza è sempre relazionale. L'autodeterminazione va sempre iscritta all'interno di un sistema di relazioni e di significati che gli dà senso. In realtà dire sii libero di determinarti vuol dire che l'adulto si mette dietro il sipario della vita e lascia il ragazzo dentro, nella sala buia, a tastare e toccare, a usare quello che riesce. Questo in generale vuol dire. Dire sii libero di sentirti chi sei, sii libero di provare, sii libero di fare quello che vuoi, sii libero di essere chi sei a una certa età, cioè quando i ragazzi non sono pienamente sviluppati, vuol dire fare un passo indietro nell'educazione, fare un passo indietro nella responsabilità, non occuparsi di quello in cui invece come educatori, come adulti, come psicologo, come uomo che lavora dal punto di vista politico, civile, come scrittrice, come sacerdote, ognuno nella vostra realtà siamo chiamati a fare, perché noi siamo tutti adulti, penso, tranne Mario. Però è una cosa che ci appartiene a tutti. Ed è una cosa che veramente soddisfa quel bisogno che invece poi si cerca di soddisfare con le monetine dentro le slot o con le cannette. A quella chiamata, a quel desiderio, a quella smania che Huxley vede, che tutti noi conosciamo perché ce l'abbiamo tutti dentro, c'è una risposta diversa dalle dipendenze, c'è una risposta diversa dalle monetine che si esauriscono sempre. E qui cito un altro psicologo, Viktor Frankl, recluso nei campi di concentramento, sopravvissuto ad Auschwitz, che dice: ciò che l'uomo necessita davvero non è uno stato di mancanza di tensione, ma piuttosto il lottare e sforzarsi per qualche obiettivo degno di lui. Ciò di cui ha bisogno non è alleviare la tensione ad ogni costo, ma la chiamata ad un significato potenziale che attende di essere soddisfatto. Questo è un messaggio rivoluzionario da dare ai ragazzi. Non prenditi cura del tuo mal di pancia, stai attento, non devi provare stress, no, cerca di sempre star bene. No, dagli una prospettiva di senso che lo aiuti a sentire come significativa anche la fatica, il sacrificio, quello che gli serve per crescere. E quindi io oggi mi sento di citare Don Maurizio Pellù, che è stato ieri rapito in Nigeria. Perché stava lì? È un italiano di Firenze che sta in missione in Nigeria. Perché un uomo sta lì appunto da... è stato già rapito un'altra volta, per un'ora e mezza l'hanno rilasciato, però lui è rimasto, l'hanno raccontato ieri. Perché è rimasto? Probabilmente perché il suo sentire come significativa la sua vita corrisponde a una dimensione oblativa, di darla questa vita, di spendersi. Questa cosa viene mai detta? Non viene mai detta, ragazzi, non vengono dati messaggi forti, non viene presentato la capacità di spendere la propria vita per qualcosa di fondante, per cui vale la pena vivere, ma vale la pena anche per domenica forse anche morire. Io di questo gli parlerei, di valori. I valori sono una risposta alle dipendenze, non solo l'educazione emotivo-affettiva, tutte queste cose, no? Ma anche la capacità di avere valori, di avere idee chiare, perché i ragazzi di questo hanno bisogno. E concludo sempre con Emily Dickinson, che alla fine della sua poesia, che compara il cervello prima al cielo e poi al mare, dice: the brain is just the weight of God, for them pound for pound, and they will differ if they do as a syllable from sound.
dice, il cervello ha giusto il peso di Dio. Pesali, pound per pound, e loro differiranno, se differiranno, come una sillaba dal suono. Grazie. Grazie. Grazie davvero Marco per questo tema dell'autodeterminazione, che è la questione con cui quotidianamente nel nostro dialogare per strada ci scontriamo, ha delle conseguenze immediate, pratiche. Pensate, noi oggi facciamo l'apertura del quotidiano La Croce proprio su Don Pellù. Ieri abbiamo voluto fare l'apertura del quotidiano su una storia incredibile di un signore che è andato, un disabile, che è andato in Svizzera a farsi praticare il suicidio assistito, dicendo che c'era un problema. Repubblica ha detto che era un problema economico, poi il suicidio assistito costa 15.000 euro in Svizzera. E ieri leggevo su un importantissimo giornale, su Quella della Sera, che uno dei suoi amici lo ha sentito al telefono e, capendo che lui stava andando a suicidarsi, gli ha risposto buon viaggio. Io sono atterrito. E lo spirito di quell'articolo era il racconto secondo cui quel buon viaggio era un gesto d'amicizia. Ora, noi che siamo abituati, credo istintivamente, se vediamo uno che si sta buttando qui nel Tevere, a fermarci per qualsiasi estraneo, mi chiedo che livello ormai di concetto di amicizia abbiamo se l'amico al telefono, sentendo che quello con cui ha condiviso una vita va a suicidarsi, dice buon viaggio. Qui davvero è entrata il criterio dell'autodeterminazione, ma non più in termini astratti, è diventata una determinazione concreta delle nostre vite, cambiando completamente anche il senso della parola amicizia. Io, dedicando a Padre Maurizio il libro oggi, sulla dedica che ho scritto proprio sul volume, ho scritto, è dedicato a Padre Maurizio perché mi ha aiutato a capire, e voi capite che il titolo del libro spiega quanto sia importante capire. Ma questo è l'elemento dell'amicizia. È l'amico, è colui che ti salva o al limite è pronto a dare la vita per te. Per noi è questo. Se l'amicizia diventa il luogo dove invece, in rispetto di una presunta autodeterminazione, diciamo a chi si sta per ammazzare, prego fallo pure, a me tutto sommato mi togli un problema, perché la traduzione è quella, allora davvero c'è da essere atterriti per le sorti che toccano la nostra società. Padre Maurizio Botta. Beh, innanzitutto questo incontro già da questa mattina mi ha messo particolarmente di buon umore, quindi sono molto contento. Poi questa cosa Mario non vuole che la dico, però io la dico lo stesso, mi interessa, cioè yes. Il fatto che io proprio a Mario li voglio bene, perché anche noi, anche noi. Per, non da un punto di vista solo affettivo, proprio con questo senso dell'amicizia, perché quando lo conobbi ormai un po' di anni fa, dai famosi amici ben pensanti mi fu detto: attenzione, perché Mario Di Nolfi ti userà, perché è un politico, perché qui è bene. I veri politici erano quelli che me lo dicevano, e io da lui non sono mai stato usato. Bravo! Lui, allora, il mio compito è, cioè, dovrebbe essere teologico, cioè io abbasso un po' il livello. Nel libro, secondo capitolo, Mario ha voluto al posto volgere in positivo la celeberrima frase di Benedetto Croce: perché non possiamo non dirci cristiani. Lui la volta al positivo dicendo: perché possiamo solo dirci cristiani. Solo che io non vorrei usare un'espressione romana sul dito, cioè sull'essere fastidioso, ecco. Comunque, mamma e papà non hanno capito, gli dico poi. Allora, comunque, non vorrei
essere fastidioso come un dito, ecco, in una parte anatomica, ma ora il problema per me è proprio cristiano, perché per me cristiano è sinonimo di intelligente. Dovrebbe essere sinonimo cristiano di intelligente. Cioè, io ho un sogno, ho un grande sogno. Vi dirò alla fine come io mi immagino oggi in questo mondo moderno i cristiani. Per spiegare che cosa un cristiano non può essere, farò un esempio autobiografico e particolarmente doloroso, del quale mi perdonerete. Qualche settimana fa è avvenuto un avvenimento tristemente abituale. Il Torino ha perso 4-0 il derby contro i pigiani. Ora, ma la cosa bella è che, scusate la divagazione, abbiamo fatto tutto noi, cioè ci abbiamo pensato tutto noi da soli. Io ero il matrimonio di mia sorella, sto cugino, continuavo a dare le notizie. Per prima cosa l'allenatore ha messo in campo una squadra con lo stesso modulo della Juventus, si chiama modulo a specchio, che significa che esalta i confronti individuali. Questo penso che Costanza questo concetto poi arriva in tutto. Cioè, quindi praticamente il giocatore X della Juventus contro il giocatore X del Torino nello stesso ruolo. Capite anche voi che stiamo parlando di un massacro, quindi questa è la prima cosa. Ma il colpo di genio, vero, è stato al 20° del primo tempo, quando il nostro Daniele Baselli ha perso la testa facendo un fallo follemente inutile. Machiavelli, bisogna sapere che Machiavelli non è cristiano, Machiavelli non pensa secondo la dottrina sociale della Chiesa. Cioè, quindi, io però calcisticamente ogni tanto Machiavelli dico, vuoi fare un fallo? Fallo risolutivo, gli rovini la carriera. Al giocatore principale. Invece Daniele Baselli ha fatto un fallo esattamente come quelli del wrestling, un fallo dove non si fanno male. Un fallo assolutamente e totalmente inutile. E quindi l'arbitro non ha potuto fare altro che sbatterlo fuori al 20° del primo tempo. Quindi modello a specchio e al 20° del primo tempo in 10. Le sue parole alla fine della partita mi sembrano quelle di tanti cattolici. Mi ha fregato la troppa voglia di fare questo derby. Cioè ci teneva tanto ad aver perso la testa. E l'allenatore è stato presuntuoso. E anziché avere cambiare modulo e mettere un modulo diverso per mettere in difficoltà Juventus, non l'ha fatto. Cioè, secondo me, uno dei problemi principali dei cattolici è l'assenza di realismo e l'assenza di intelligenza su tante questioni. O capiamo o moriamo. Mario nel libro, lucidamente, ed è questo l'argomento mio, individua due estremi di una tenaglia. Di una tenaglia che ci vuole schiacciare, l'Islam e il nichilismo. L'Islam. Allora, il problema islamico va affrontato cristianamente alla radice, cioè con l'utilizzo della testa. Cioè, il problema islamico non lo vinci di pancia, lo vinci di testa. Ora, se tu affronti il problema islamico di testa e non di pancia, devi andare a capire qual è la fonte e l'origine del problema. Quindi non puoi fare a meno di andare al discorso di Ratisbona di Benedetto XVI del 12 settembre 2006. È fondamentale. Praticamente, facendola breve, si parla a un certo punto di questo dialogo tra un dotto imperatore bizantino, quindi cristiano, e un uomo colto persiano, quindi islamico. Il confronto è tra di loro. E all'interno di, a un certo punto, in uno di questi dibattiti, in questi diciamo, di confronti sui vari punti, in modo sorprendentemente brusco, dice Papa Benedetto, brusco al punto da essere per noi inaccettabile, vedete, questo è quello che ha detto veramente il Papa, si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere. Cioè, il tema che affrontano questo imperatore e questo dotto persiano islamico è quello della sharia, cioè della violenza, della possibilità di imporre la fede con la violenza. Dice così il cristiano, l'imperatore bizantino:
mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è irragionevole. La violenza, dice l'imperatore, è in contrasto con la natura di Dio e la natura della stessa anima umana. Dio non si compiace del sangue. Non agire contro ragione è contrario alla natura di Dio. Cioè agire contro la ragione e agire contro la natura di Dio. Questo è il punto intellettuale e di fede al cuore del rapporto con l'Islam. L'affermazione decisiva, avanti il Papa, in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è non agire, e che il non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. L'imperatore, come bizantino, cresciuto nella filosofia greca, questa affermazione è evidente. Per la dottrina musulmana, e questo è il punto, invece Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella della ragionevolezza. Quindi, concludendo, che un musulmano pensa che Dio è così trascendente che può, non c'è nemmeno la categoria di ragionevolezza lo può contenere. Quindi non c'è continuità tra la nostra ragione e la ragione e il pensiero di Dio. Questo è il punto intellettuale dove l'Islam, lo dico chiaramente, è destinato miseramente a fallire. Miseramente. Facendo tanti morti probabilmente, forse, chissà, questo non lo possiamo sapere, però sicuramente se noi cristiani con l'Islam ragioniamo di pancia, non di se tu ragioni di testa sei tranquillo, hai la situazione sotto controllo, non ti fanno paura. Io non ho paura dell'Islam, non ho paura dell'Islam, forse è bene specificare, perché all'interno dell'Islam, l'Islam radicale, cioè di quelli che io li chiamo ortodossi, cioè quelli che credono veramente a quello che è indicato nel Corano, sono una minima parte. Gli altri sono persone che hanno una religiosità naturale che vivono nella forma dell'Islam. Non so se questa cosa si spiega, è abbastanza chiara. Ma il punto è la ragione. Infatti, quando noi parliamo del Corano, il Corano è un testo che è considerato per un musulmano della stessa natura di Dio. È stato donato direttamente dal cielo a Maometto, scritto in lettere di fuoco, che sono state semplicemente in arabo, e questo è il testo. Questo deve credere un musulmano, cioè il Corano non è neanche veramente traducibile e non è interpretabile. È un concetto completamente diverso. Quando dicono che noi siamo religione del libro, è completamente, dal punto di vista intellettuale, diverso, perché per noi la parola di Dio è teandrica, cioè è umana e divina. Noi possiamo anche studiare l'aspetto umano di composizione. Ci sono dei compositori umani, un tempo storico di composizione, generi letterari, e dentro questa intelligenza umana Dio ha ispirato, quindi è umana et divina, mentre nel caso del Corano si crede in una rivelazione diretta. Ecco perché non è interpretabile, assolutamente. E di questa cosa bisogna saperla, bisogna ragionare. I musulmani ortodossi, diciamo, hanno una paura fottuta. Perché quando gli studiosi, col metodo scientifico, che è stato applicato in modo totale e ossessivo negli ultimi secoli sulla parola di Dio, no? La nostra Bibbia, è stato applicato in modo fortissimo, quando gli studiosi vorrebbero applicare lo stesso metodo storico-critico al Corano, questi non possono farlo. Non lo possono fare. Ed è questo che noi dovremmo dire. Applicate il metodo storico-critico al Corano. Vedrete che è un'operazione culturale dove si vede chiaramente che Maometto ha preso dalle fonti bibliche, ha preso dal Vangelo, ha preso tante, e ha fatto una sintesi culturale, intelligente, probabilmente sì, comunque non certamente quella derivazione diretta divina che pretenderebbe di avere. Si può capire testualmente e scientificamente. Di questo alcuni hanno paura, ma noi non possiamo aver paura, basta semplicemente sapere queste cose e non aver paura della verità. Questo è importante, molto importante, e questo è il punto di vittoria con l'Islam, non con la pancia.
con la testa vinci, con la pancia perdi. Ad esempio, un'altra cosa che bisognerebbe dire sull'Islam è che c'è una negazione storica della croce, della morte in croce di Gesù, mentre i reperti, diciamo, cioè lo studio storico, scientifico di come veniva crocifisso un uomo e i dati indicati nel Vangelo coincidono perfettamente, cioè è scientificamente esatto il modo con cui è descritta la croce. Quindi quando tu vuoi parlare della croce non è qualcosa, una cosa che può essere o non essere, è avvenuta ed è avvenuta così, un altro elemento importante. Posso dirvi una cosa che proprio mi tolgo un sassolino dalla scarpa, perché questo è un altro punto importante, perché non ce lo diciamo mai, perché ci dà fastidio. Io mi sogno, ho un sogno, è a dream, dei cristiani che rispetto all'Islam sono uomini e donne così liberi che attraverso la preghiera e i sacramenti hanno una caratteristica, sono capaci di accontentarsi e quindi sono forti perché possono vivere anche a pane e cipolle. Mi potete dire, ma cosa c'entra questo con l'Islam? Cosa c'entra? L'unico vero competitor di Dio, parola di Gesù, è un idolo che si chiama Mammona. Se i cristiani non sono degli uomini liberi, cioè non si accontentano, non sono disposti a mangiare pane e cipolle, e questo lo può fare solo uno che ha una vera fede, ci compreranno. Questo sta avvenendo, è scritto in quello che dice Mario. I cristiani me li immagino come un lievito per la pasta, come una luce per le tenebre, come una rete che salva, uomini intelligentissimi e ironici, non comprabili, liberi perché non sono seducibili con gli assegni. Se tu sei seduto, se ti può, a te che sei qui, se sei seducibile da un assegno, tu non sei cristiano. Devi fare i conti con questo, ma questa è la parola di Gesù Cristo. Se un cristiano può essere sedotto da un assegno, cioè cambia idea in funzione dei soldi, non è cristiano. Non basta dire cristiano, non basta manco per niente. Cioè i cristiani sono un lievito, sono quel pugno di uomini e di donne che tengono talmente a Cristo e al cielo che non sono comprabili, si capisce? Sì, è abbastanza complesso. E questo è un nostro problema. Dovremmo essere sinceri, che noi abbiamo un problema su questo punto. Siamo Machiavelli. Siamo Machiavelli. Vabbè. Il fine giustifica. Dicevo, ironia. Questa proprio mi fa proprio, cioè questa proprio mi butta giù qua tutte le volte. Mi è arrivato un'email. Allora, nell'email abbiamo questo progetto dei film, delle cose. No. Lo so che sembra impossibile da crederci, ho ricevuto un'email in cui una persona mi faceva notare che tra i film consigliati avevo messo Il favoloso mondo di Amelie. Chi non l'ha visto? Ma chi l'ha visto? Volevo farle notare, padre, che al minuto 1:41 del video che lei ha messo c'è una scena in cui la protagonista c'è una copula e mi mette il documento, eccetera, eccetera. Oh, io dico, cavolo, che cosa ho fatto? Quel film lì, tra l'altro, se c'è un film pulito, un film dove cioè, è molto molto poetico, è stupefacente perché in un mondo sessuomane un film così, che è ancora una caratteristica romantica, è piaciuto da matti alle donne, forse questo vuol dire qualcosa, che questa mentalità maschilista trasmette, non è forse l'immaginario della donna, vabbè, comunque, ma se c'è un film proprio che, perché in quella scena lì c'è la protagonista che ha questa faccia così, proprio è assente, cioè fa tutto il protagonista maschile, che è tutto concentrato, e lei così, eccetera, è ridicola, è ironica, fa ridere, è in un contesto che fa ridere, non è una scena che suscita niente, non è un film erotico, oltre al fatto che, ma ridono anche i bambini, meno male, perché i bambini hanno un senso dell'ironia molto acuto, a differenza degli adulti. Cioè il problema dei cattolici, hanno un problema con l'ironia. Allora l'ironia non è né il sarcasmo, cioè che ha una venatura di disprezzo, l'ironia è una cosa di gente per bene, cioè è un sorriso bonario dove tu puoi anche avere bontà rispetto a quello che fa la cosa. Eppure l'unica arma contro il secondo Tenaglia all'estremo, quindi primo all'Islam ha ragione, la seconda è una forma particolare di intelligenza, ancora in questo caso, che è l'ironia.
E qua noi dobbiamo veramente, chi non ce l'ha deve nutrirsi di quei nostri campioni. Noi abbiamo i campioni di ironia che bisogna frequentare obbligatoriamente per sperare di venirne un pochettino contagiati. Questo è il concetto. Penso a Guareschi, io tutte le sere mi leggo un raccontino di Don Camillo, vado a letto più sereno, perché veramente sono intrisi di ironia e di buon senso e di intelligenza. Ed era un uomo coraggioso, diceva a un certo punto che l'unica via che a un certo punto un uomo per bene può percorrere è quella che porta direttamente al carcere. Cioè, uno per conservarsi un uomo da bene a un certo punto deve avere la libertà interiore. Io questo insegno ai miei ragazzi, dire: ma ragazzi, non è che noi dobbiamo essere necessariamente dei buoni cittadini. Può capitare un giorno che per essere santi dovremmo essere cattivi cittadini, quindi ci rimane una via sola da percorrere, quella di andare al carcere. Ci andiamo tranquillamente. Io ogni tanto ci penso, magari mi sbattessero dentro un po' di tranquillità, nessuno che purtroppo c'è concordato finché dura, abbiamo gli arresti domiciliari, però comunque me ne starei in casa, che io sono agli arresti, scusate, puoi venire a Cervi, non posso venire, puoi venire, non devo stare qua, mi dispiace, che dolore, che dispiacere, me ne starei nella mia cameretta. Poi credo che domiciliare in Italia, se vado a prendermi un caffè al bar, nessuno se ne accorge, tranquillo. Ma chi mi ammazza? Io glielo dico, mamma mia, ma se andassi in galera, mi dicevamo così tanto. Ma no, cioè non è che se non è per un reato, se non è una cosa grave, cioè se non ho fatto male a nessuno, ma per un'idea, io sarei felice di andare in carcere, per un'idea, cioè magari arrivassimo. Guareschi è uno che è andato in carcere per le sue idee. Lewis, Lettere di Berlin, che è un altro autore. Ma penso a Tolkien. Tolkien è ironico, simpatico, e gli Hobbit sono l'incarnazione di quello che è, e trasfonde speranza, un libro intriso di speranza, Signore degli Anelli, anche se non parla mai di Gesù, di Madonna, eccetera, è il libro più cattolico che io conosca, proprio ce l'ha dentro, scritto dentro. Ma poi un altro, un campione meraviglioso che purtroppo c'è stato, il Cardinal Biffi. Il Cardinal Biffi è un balsamo per l'anima, ma leggete, il Cardinal Biffi è un genio, è acuto, è simpatico, è ironico. Questo quinto Vangelo che lui ha scritto è da pisciarsi dal ridere, perché descrive ancora oggi dei problemi che continuano a esserci all'interno della Chiesa Cattolica. Ma in particolare c'è un autore che a livello grande nemico del nichilismo, ed è Chesterton. Allora, Chesterton ha un problema, nel senso che devi essere molto umile per leggere, è talmente intelligente che tu cominci a leggerlo e non ci capisci una mazza per pagina. Poi a un certo punto, è come andare in una miniera, capito? Tu entri dentro sta miniera, Clara, è così, entri dentro la miniera e dici, ma che buio, poi a un certo punto, bam, trovi la pagina sola, che capisci qualcosa, capisci tutto e sei felice. E soprattutto è una roba nutriente, cioè Chesterton ti riempie la mente e tu continui cosmosamente a masticare quelle idee geniali che lui ha detto in un modo corto, simpatico e geniale. Cioè, i libri di Chesterton sono da leggere un po' per volta, 2-3 pagine per volta, e poi fermarsi lì, e poi, perché è troppo denso, è troppa roba. Tutti lo capiscono, però è che ci vuole qualche estrattore, cioè qualcuno che ti tiri fuori da Chesterton. E io ho provato a fare l'estrattore per voi. Sentite questo estrattore. Il giacobino potrebbe dirvi non solo il sistema contro il quale si ribellerebbe, ma, cosa più importante, il sistema contro il quale non si ribellerebbe, il giacobino classico. Ma il nuovo ribelle, adesso chiudete gli occhi e pensate a quale partito sto parlando. Ma il nuovo ribelle è uno scettico e non avrà fiducia completa in niente. Non ha senso di fedeltà, pertanto non potrà mai essere un vero rivoluzionario. E il fatto che dubiti di ogni cosa gli è di intralcio quando vuole denunciare una qualsiasi cosa, poiché ogni denuncia implica una dottrina morale di qualche genere, e il rivoluzionario moderno dubita non solo dell'istituzione che denuncia, ma della dottrina in base alla quale la denuncia. Capite che questo pensiero qua è corroborante. Corroborante è una parola italiana che significa che ti dà forza, cioè roborobor, cioè le parole sono belle, mamma mia. Viva l'Italia. Comunque, viva l'Italia, credo. Ma viva l'Italia, un'altra cosa di una realtà che
è in linea con quello che diceva il grande Marco, è questa: l'adorazione della volontà. L'adorazione della volontà, cioè oggi c'è l'adorazione della volontà, cioè del fatto di poter scegliere la volontà. L'adorazione della volontà è la negazione della volontà. Ammirare la semplice scelta significa rifiutare di scegliere. Non si può ammirare la volontà in generale, perché l'essenza della volontà è quella di essere particolare, cioè di scegliere. Ogni atto di volontà è un atto di autolimitazione. Desiderare un'azione è desiderare una limitazione. In questo senso ogni azione è un atto di sacrificio di sé. Quando si sceglie qualcosa si rifiuta tutto il resto. L'obiezione che gli esponenti in questa scuola muovevano all'atto di sposarsi è in realtà un'obiezione a ogni azione. Qua lui fa degli esempi e alcuni sono meravigliosi. Se si diventa re d'Inghilterra si rinuncia al posto di sacrestano di Brompton. Se si va a Roma si sacrifica una vita ricca e suggestiva a Wimbledon. È l'esistenza di questo lato negativo o limitante che fa sì che le chiacchiere degli anarchici adoratori della volontà siano poco più che sciocchezze. Andiamo avanti. Se alla propria maniera, qua dice, è impossibile essere un artista e non curarsi delle leggi e dei limiti. L'arte è limitazione, l'essenza di ogni quadro è la cornice. Quando si disegna una giraffa, questa va disegnata con un collo lungo. Se alla propria maniera audace e creativa uno si sente libero di disegnare una giraffa col collo corto, si capirà che in realtà non si è liberi di disegnare una giraffa. Nel momento in cui ci si mette piede nel mondo dei fatti, si entra nel mondo dei limiti. Volendo si può liberare una tigre dalle sbarre della gabbia, ma non la si può liberare dalle sue striature. Non liberate il cammello dal peso della sua gobba, potreste liberarlo dall'essere un cammello. Non andate in giro come dei demagoghi incoraggiando i triangoli a scappare dalla prigione dei loro tre lati. Se un triangolo scappa dai suoi tre lati, la sua vita giunge a un termine doloroso. Allora, per dire che... Ultima cosa, un minuto. L'ironia. Questa gente la vinci con l'ironia, e per avere l'ironia vuol dire che devi pensare, per devi pensare devi necessariamente stare in silenzio anche, e devi spegnere quegli aggeggi, devi uscire a avere tempi di silenzio, forse anche andare a correre, ma un tempo in cui sei in silenzio mentalmente. Infine, cristiano, quindi un cristiano è un ironico, un intelligente, ho un sogno, un cristiano è uno che spera. Un cristiano è uno che combatte una battaglia spirituale interiore e non è mai vinto dalla tristezza. È attaccato dalla tristezza, ma è un combattente che non conosce l'arrendersi. Non è vinto mai dall'ira o dal livore. Ha moti di ira e moti di livore, ma non è mai vinto dall'ira o dal livore. In questi tempi così oscuri abbiamo bisogno di uomini oranti e pensanti, uomini fecondi. Uomini capaci di sorridere, sornioni, e di mostrare la vicinanza tra la follia e il pensiero moderno, con arguzia. Sempre Chesterton dice che c'è una vicinanza incredibile tra il pensiero moderno e la follia, perché il folle non è un immaginativo, il folle è un logico. Il problema è che è chiuso dentro il suo quadratino, e se tu entri dentro il suo quadratino, ha ragione lui. I pazzi ti chiudono dentro il quadratino e ti dimostrano che hanno ragione loro. Ti convincono della loro follia se stai lì dentro. L'unico modo è il senso del paradosso, dell'ironia, far cogliere che tu esci dal quadro, dal quadricino non ci stai dentro, e allora così puoi permetterti di sorridere. Io sogno dei cristiani che sperino veramente, quindi che hanno talmente speranza nel cielo, nella vita eterna, non sono riducibili, perché hanno un senso dell'amicizia che è più importante del senso dell'opportunità o della politicamente corretto. E hanno un senso che sono disposti a non essere comprati perché possono mangiare pane e cipolle. Credono veramente, simpaticamente, nella vita eterna e sono troppo intelligenti. Quindi mi immagino cristiani pieni di speranza, sorridenti, amanti dell'amicizia, che ballano, che cantano e che hanno quell'arguzia che gli permette di sorridere e dire: ma sì, hanno questi pensieri, ma sì.
vincono con l'intelligenza acuta di un ironico e con la fede acuta di un santo. Insomma, mi mancavano le serate così, adesso capite perché, eh? Perché, ma insomma, anni fa qualcosa si è animato, perché ascoltate Costanza e le sue parole, ce le portiamo a casa con l'arma di costruzione di massa, sentite Emily Dickinson, sentite Aldous Huxley, le citazioni di Marco, e il padre Maurizio che ci mette davanti ai fatti, perché questo è il tema, i fatti, stare davanti ai fatti con la capacità di leggerli e la possibilità di non farsene, come dire, don't be overwhelmed, come direbbe mia figlia Livia, che raramente viene qui, oggi c'è, quindi sono contento. Grazie, essere sopraffatti, diciamo, dai fatti stessi. L'ironia serve a questo anche, la comprensione di ciò che avviene serve a questo. E noi, caro padre Maurizio, abbiamo scelto la via del combattimento, questa è stata la scelta fondamentale. Oggi sono qui con me tanti amici del popolo, della famiglia, Nicola Di Matteo, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, il nostro coordinatore nazionale. Giovanni Fiori è un imprenditore, padre di due figli, una bravissima persona che adesso si trova a scontrarsi con dei figli di Pignotta del municipio Roma 10, dove è candidato presidente per il popolo della famiglia. Grazie Giovanni. E un giorno io devo dirgli diventa cattivo, perché fondamentalmente poi questo è il modo con cui ci si deve proporre in una battaglia. Io in Occhi Abbiamo Moriamo ho provato a mettere, alla fine quasi inconsapevolmente, ero sotto dettatura, anch'io mi accorgo di non aver mai letto Tolkien in vita mia, ma di essere sostanzialmente stato costretto dalla vicinanza con padre Maurizio a usare proprio Tolkien come citazione che apre l'ultimo capitolo. E la citazione dice: non sappiamo di coloro che noi sappiamo di coloro che proseguirono, non di coloro che abbandonarono. Ed è per me un elemento molto importante. Questo è stato un percorso, sono anni, anni ormai, no, che ci incontriamo, quante serate tutti noi abbiamo fatto. Io davvero ormai saremmo arrivati a migliaia di incontri con credo centinaia di migliaia di persone, e quella straordinaria esperienza che è stato poi il momento del Family Day del Circo Massimo di Piazza San Giovanni. La tenacia di questi che hanno perseverato sta fermando un'onda di male che in Italia non arriva, è bloccata. Noi dobbiamo essere consapevoli, perché è davvero così, che se in Italia non c'è il matrimonio egualitario, se in Italia non c'è la legge sull'eutanasia, se in Italia è illegale l'utero in affitto, se in Italia ancora oggi un medico può dichiararsi obiettore di coscienza e non praticare interruzione volontaria di gravidanza, se tutte queste battaglie noi ancora oggi le stiamo vincendo, è perché da anni ci siamo messi in cammino per essere un popolo che dà battaglia. Questo è un elemento che deve essere chiaro. Se noi, quando dico noi, 4 anni fa avessimo detto questi fatti stanno arrivando e non li avessimo letti con l'ironia e la volontà di dare battaglia, saremmo stati già sopraffatti. Questo è un elemento che dobbiamo avere chiaro. Questo impegno, tutto questo esercizio, tutta questa fatica non è nulla di inutile, è qualcosa di fondamentale. E il titolo è un po' faticoso, quando io ho dovuto scegliere questo titolo, per il verde ci ho messo poco, ho detto voglio verde, se c'era Costanza, stavamo 2 settimane a decidere il colore. Sul titolo ho scelto una strada complessa,
perché l'alternativa a capire è pericolosa qui. E attenzione, capire esattamente nella logica di Padre Maurizio, questo libro si apre proprio con una pagina del discorso di Lisbona, la pagina finale, non quella che va citato Padre Maurizio, in cui si dice precisamente: non agire secondo ragione, non agire con il logos è contrario alla natura di Dio. Punto. Questa è la grande distanza. Questo libro contiene dati, numeri, analisi, è un manuale fondamentalmente, magari in qualche parte persino noioso perché l'ho rimpinzato di dati, ma per dire che ci sono gli elementi razionali che spiegano che fare la battaglia contro l'aborto e a favore della natalità, per il reddito di maternità e per il quoziente familiare, per la vita e non per l'eutanasia, per combattere la droga, combattere le dipendenze e dire no alla pornografia, per dire che una donna che fa un figlio è la salvezza di questa nazione, tutto questo ha a che fare con la ragione e il bene dell'Italia. Nient'altro che questo, è ragione e quindi è bene. Noi abbiamo una difficoltà nel comunicarlo, questo è il nostro problema, no? Perché tendiamo a avere l'attitudine bigotta, chiamiamola così, che spero oggi non si sia percepita, perché la bellezza delle nostre serate all'inizio, proprio quando cominciamo a fare i quattro moschettieri contro i falsi miti di progresso, è che la gente si divertiva ed è stato lì il momento in cui abbiamo costruito il primo slancio. C'era, oltre alla passione, oltre alla veemenza, oltre alla militanza, anche quel sano criterio di amicizia che, unendoci, dava a tutti noi un clima di divertimento e di passione che derivava dal piacere di fare queste cose. Siamo all'ultimo miglio, sono per noi, in particolare per noi che ci impegniamo nel popolo della famiglia, oggi sono molti venuti anche da lontano, per Federico Pieroni, lo vedo in sala, mi pare, da qualche parte, ecco Federico, tanti amici arrivati dai vari municipi di Roma dove siamo in battaglia. Facciamo un percorso faticosissimo, complicatissimo, ma necessario. Ma dobbiamo imparare a comunicare bene, in particolare in questo scorcio determinante del percorso, le ragioni profonde che sul piano eminentemente razionale fanno sì che quella che qui chiamiamo la proposta per l'Italia sia l'unica proposta razionale per salvare questo paese. Che le alternative proposte, che vanno dalle follie della droga libera all'eutanasia perché la legge la vogliono approvare adesso, o peggio ancora, leggi come quelle anti-omofobia, vi ricordate cosa significherebbe? Vorrebbe dire che queste serate e questi giorni e questi convegni non si terrebbero più. Allora, tutto questo è per l'Italia una discesa agli inferi, e non in termini escatologici, in termini pratici, in termini di concreta vita personale per ciascuno. Se noi diciamo, leggiamo attraverso la famiglia i bisogni reali di un popolo, finalmente forse avremo una prossima legislatura repubblicana, qualcuno che si occuperà di 29 milioni di italiani regolarmente sposati, miracolosamente ancora regolarmente sposati, che allevano 15 milioni di figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, al posto di un'intera legislatura fatta per fare 2000 coppie che fanno l'unione gay e l'unica cosa che è interessata è quella. Ma vi darà un criterio ragionevole e fa sì che il rappresentante del popolo risponda ai bisogni del popolo. E questo è il punto, questo è il punto. Se vogliamo fare questo, che è quello che abbiamo scelto alcuni anni di fare nel percorso del popolo e la famiglia, noi dobbiamo dire al paese che queste attruppate, oggi è impressionante l'intervista di Renzi, io prego, leggetemela su Repubblica, due pagine, in cui l'unica cosa che riesce a dire è, per giustificare il ruolo di Denis Verdini, ma senza di lui non c'erano le unioni civili, hai capito? E in un secondo passaggio mi sono commosso perché ho incontrato due ragazzi che si tenevano mano nella mano e andavano in viaggio di nozze. Ora, benedetti Dio, tu sei un leader che vuoi pure raccontarci di essere un leader cattolico, ma allora c'aveva ragione padre Maurizio, non devo dire questo, quando ha fatto scrivere lo striscione Renzi ci ricorderemo,
ci siamo ricordati, diciamo così, e ci ricorderemo, perché non l'ho visto piangere, non l'ho visto commuoversi davanti alla notizia data da Istat che dalla fine della legislatura, quando io ero parlamentare del Partito Democratico, e qui mi sono vergognato di ricandidarmi perché c'erano 3 milioni e mezzo di italiani che soffrivano la condizione di povertà secondo i dati Istat. Adesso mi devo ritrovare con la stessa Istat che certifica che i poveri in Italia sono diventati 5 milioni, 1.582.000 famiglie, con particolare riferimento alle famiglie che hanno 3 o più figli. E lì commozione della Presidenza del Consiglio e della Segreteria del Partito Democratico non se n'è vista. E alla conferenza della famiglia, la puttanata che hanno organizzato in Campidoglio, gli è salito Padoan a dirgli: bamboli, non c'è una lira, sostanzialmente. Dopo aver ascoltato la Boschi che diceva non bisogna parlare più di famiglia, no, la Boldrini era questa, ma bisogna dire famiglie, perché davanti a 44 milioni sono i 2.000, quindi adesso bisogna dire famiglie. E poi la meravigliosa Mariella Boschi che riuscì a dire adesso per una splendida nuova legge sulle adozioni dove anche le famiglie naturali potranno adottare. Anche! Avete capito cosa ha detto? Anche! Perché l'idea è fare la legge per i singoli e per gli omosessuali. Sapete cos'è questo? È il mondo al contrario. Esatto. È il tema fondamentale della battaglia, perché la facciamo? Perché questo è il mondo rovesciato dal punto di vista della razionalità. Come diceva padre Maurizio, è questo che combattiamo noi. Noi combattiamo una dimensione di irrazionalità che non può che essere fonte di male per il nostro paese. Anche qui evidentemente ero sotto dettatura, ma il libro si chiude con la citazione di Giacomo Biffi. Ora, guardate che questa citazione interroga noi, non parla di Islam, molti l'hanno raccontata e citata usandola sul tema dell'Islam, ma la citazione corretta si apre con questa frase per la precisione, che è proprio, tra l'altro ho ascoltato testuale, detta da padre Maurizio. In realtà non la stava citando, parlava secondo la propria ispirazione, e poi dice esattamente la stessa cosa. Cardinale Giacomo Biffi dice: io non ho paura dell'Islam, ho paura della straordinaria imprevidenza dei responsabili della nostra vita pubblica, ho paura dell'inconsistenza dei nostri opinionisti. L'Europa o ridiventerà cristiana o diventerà musulmana, questa è la frase che viene usata sempre. Ma qui c'è la ragione per cui Biffi dice questo, e dice testualmente: ciò che mi pare senza avvenire è la cultura del niente, della libertà senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale. Questa cultura del niente non sarà in grado di reggere l'assalto ideologico dell'Islam, che non mancherà. I cattolici, lasciando sbiadire la consapevolezza della verità e sostituendo all'apostolato il semplice dialogo ad ogni costo, inconsciamente preparano la propria estinzione. È questa la lucidità del cattolico. Non di dire attenti all'Islam, non un discorso xenofobo, ma un discorso che interroga noi, noi, è la nostra resa. Quella che può preparare l'inevitabile avanzata del male, del nichilismo, del fondamentalismo. Se noi applicheremo col sorriso e con la gioia e col clima d'amicizia che ha contraddistinto questa giornata, le poche cose che sono scritte in questo piccolo manualetto e la modalità di comunicazione che oggi avete ascoltato da questo palco, io credo davvero che potremo arrivare a un combattimento che sia almeno ad armi pari, e poi al resto, come sapete, ci penserà qualcuno più in alto di noi. Grazie davvero.